Prima di tutto la ringraziamo per aver accettato la mia intervista. Siamo con il Cavalier Farotti di Battista. Ecco, purtroppo l'Ascoli ha iniziato a giocare bene all'inizio, però diciamo che il Pescara teneva sempre la palla. Lei che l'ha vista la partita, che commento ci vuole fare in merito? Intanto sono dispiaciuto della sconfitta, forse un pareggio era più giusto, però la Pescara ha fatto una buona partita, si è chiuso bene e ci ha impedito di fare il nostro gioco. Bisogna avere pazienza, perché sono giocatori che comunque giocano per la prima volta tra di loro, no? Le due punte sono impegnate, ma poi hanno poco collaborato tra di loro. Ci può stare, forse c'è troppo entusiasmo in giro, quindi le attese sono alte, bisogna avere pazienza, bisogna far lavorare l'allenatore, bisogna far lavorare la società. Non ci abbattiamo perché succede, Pescara era morto, ieri è risuscitato, quindi noi dobbiamo avere fiducia perché la squadra c'è, ha dimostrato, è un periodo no, magari prima segnavamo 3 gol a partita, adesso facciamo fatica ad arrivare in porta. Dobbiamo rimanere fiduciosi e non perdere la calma. Beh, Ecco, se facevamo 0-0 era meglio, sicuramente, se c'è stato un errore del difensore, può capitare. Ieri sera l'ho visto pure succedere in campione, tipo Godin, tipo quelli. Quindi Valentino è stato sfortunato. Da lì Galano poi è un marpione, quindi ci ha infilato. E la partita è finita lì. Poi il rigore ci può stare, ma era difficile recuperare, insomma, quindi la svolta c'è stata se avessimo segnato sul palo di Scamacca, probabilmente avrebbe dato più spinta. È andata così, perdere con i cugini dà fastidio, però insomma ieri sera Pescara mi sembra una buona squadra messa bene. noi tifosi della curva sud gremita, già alle 7:30 il parcheggio dello stadio era completamente pieno, quindi diciamo tantissimi tifosi non solo ascolani ma provenienti anche dai paesi limitrofi, cavaliere. Sì, bel Pescara, il derby della Dea richiama tanta gente. Peccato per il risultato, ho detto, siamo delusi, ma dobbiamo essere grati a questa società per quello che ha fatto e quello che sta facendo, sta inserendo nuovi sponsor, quindi nuove energie, nuove risorse. La tifoseria deve avere pazienza come la dobbiamo avere un po' tutti. Ritorneranno i tempi migliori, insomma, quindi se sapevamo giocare prima, adesso noi ci siamo dimenticati. Io Certo. almeno personalmente sono molto fiducioso. Ecco, adesso ci sarà 15 giorni di riposo e poi giocheremo sempre con i piedi per terra, cavaliere. Questo riposo è propedeutico, fa bene all'allenatore, fa bene ai giocatori, agli infortunati hanno la possibilità di migliorarsi. La squadra c'è, meglio di questo credo che non si potesse fare. Ieri sera l'ho visti un po' lenti, ci sovrastavano, il Pescara era un po' disperato, un po' come la Cremonese la settimana scorsa. Zanetti, ho letto che hanno difficoltà l'Ascoli quando le squadre si chiudono, non lo devono sviluppare, che prendesse le contromisure, insomma, quindi ormai ci conoscono e sarà compito dell'allenatore trovare le soluzioni corrette e giuste. Grazie cavaliere. Grazie a voi. Siamo con grandissimo tifoso dell'Ascoli Calcio, il signor Giovanni Cataldi, che ringraziamo per aver accettato questa intervista. Quest'Ascoli era grintosa, si è vista già dal primo tempo, però purtroppo il Pescara, Giovanni, è stato più forte, soprattutto questo rigore che ha fatto il 2-0. È stata un'ingenuità del nostro difensore perché poteva mandarla fuori la palla, quindi un po' di esperienza manca in questa squadra. Io l'avevo detto anche prima, ti ricordi la prima intervista che mi hai fatto tu, che un derby e il Pescara era molto pericoloso perché è sempre un derby. Il risultato quando ci sono i derby sono mai sicuri, quindi è stata una partita un po' per noi, un po' eravamo partiti favoriti, però ecco, è successo quello che è successo. Comunque non c'è da preoccuparsi perché il campionato è molto lungo, quindi può succedere una partita del genere, però non dovevamo perdere col Pescara, con la Cremonese, eccetera.
e adesso ci attende un periodo molto duro con altre squadre e speriamo che il mister, per me il mister deve fare una formazione abbastanza stabile, non ogni partita cambiare formazione, sì puoi cambiare un paio di giocatori, uno, due, ma non deve rinforzare buono bene il centrocampo, perché il centrocampo è la vita di questa squadra, è una diga tra la difesa e l'attacco, quindi deve migliorare molto il centrocampo e la difesa dobbiamo stare più attenti, nient'altro. Una curva sud, prima che iniziava la partita tutti i tifosi bianconeri, anche quelli dei distinti, hanno alzato le bandiere e le sciarpe. Sì, beh, ecco, è stato i nostri tifosi sono molto attaccati a questa squadra, quindi la squadra deve essere forte, sa che c'ha dietro di loro una tifoseria importante, quindi non li devono deludere. Ho visto un po' di giocatori un po' assenti alla partita, non so cosa sta succedendo, se lo spogliatoio sta andando bene oppure c'è qualche problema, perché abbiamo perso due partite consecutive e questo è un brutto segno per l'Ascoli. Ecco, adesso ci sono 15 giorni di riposo, i prossimi obiettivi, che cosa si spera, Giovanni? Niente, dico al mister di organizzarsi, di fare una formazione, mettere in campo i migliori giocatori e di fare i cambi un po' prima, non aspettare gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, che per me non serve a niente. Io, con la mia piccola esperienza che ho avuto come allenatore, quando si perdeva oppure non si riusciva a vincere, mettevo un paio di attaccanti oppure cambiavo qualcosa, un primo tempo, il secondo tempo, gli ultimi 10 minuti non serve a niente. Allora ci lasciamo dicendo sempre forza Ascoli. Sempre forza Ascoli, diamo forza, mi affido a questi tifosi di dare forza a quest'Ascoli. Mi dispiace perché abbiamo perso col Pescara, non dovevamo, qualsiasi squadra dovevamo perdere, ma non con il Pescara. Grazie. Grazie Giovanni. Grazie, grazie. Siamo con il titolare di Las Vegas, qui ad Ascoli Piceno, il signor Lello, che ringraziamo per avermi accettato l'intervista. Ecco, signor Lello, come mai l'Ascoli ha perso contro il Pescara? Speravamo fino all'ultimo che vincevamo, invece abbiamo perso 2-0. Per me forse andava anche bene il pareggio, perché la partita è stata a centrocampo. Secondo me non si può giocare a tre, secondo me. Cos'è che non è andato? Per me è centrocampo. Centrocampo, loro giocavano a 5 e il centrocampo ha preso il sopravvento, secondo il mio parere. Ecco, i giocatori come l'ha visti? Motivati o già dal primo tempo si vedeva che il Pescara andava più avanti di noi? Non era una questione di, per me non era una questione di motivazione, è una questione che loro hanno chiuso bene i varchi col centrocampo e di conseguenza hanno sofferto sia le punte che tutto il resto della squadra. E all'allenatore cosa vuole dire? L'allenatore niente, è lui l'allenatore, quindi è inutile dare dei consigli a uno che di mestiere fa l'allenatore. Ecco, un'altra domanda, cosa si aspetta di questa Ascoli, la salvezza? Già tante persone speravano la Serie A. Vabbè, in Ascoli funziona così, due partite che vinci vai in Serie A, due partite che perdi vai in Serie C. Per me la squadra è abbastanza buona, con degli accorgimenti penso che potremmo fare anche i playoff, secondo me. Comunque i giocatori sono motivati, si vedono che sono grintosi, no? Ci sono molti giovani, una squadra molto giovane, di conseguenza forse c'è da aspettare ancora un po' per vedere la vera realtà di questa squadra. Adesso ci sono 15 giorni di riposo e poi si rinizia. Vediamo come va. Ci lasciamo dicendo sempre forza Ascoli. Sempre forza Ascoli. Grazie davvero.